Guys, Fala Galera, hola chicos, ciao ragazzi, oggi sono con Piros di Work Chemical. Bella a tutti, raga. Raga, siamo qui, oltre al fatto di fare, diciamo, una partita con lui che è un mio amico, è un bel giocatore di COD, ma soprattutto perché, ragazzi, c'è un grave problema che è successo proprio a loro, purtroppo, ragazzi, ma che comunque potrebbe capitare a tutti noi youtuber della community, diciamo, qualsiasi youtuber che abbia un numero di iscritti praticamente. Se vuoi tu spiega un po' che cosa è successo, purtroppo e. Allora, innanzitutto ringrazio Alfix per averci dato in questo video una mano. Aspetta, ce ne sta uno. Ok, va bene. Brava, qual è stato? Il nostro canale principale, magari qualcuno di voi lo conoscerà, era all'incirca 8.000 iscritti. Sta per chiudere. Questo perché? Perché degli. Cioè, non voglio entrare e dilungarmi troppo nei dettagli, ma purtroppo gli haters sono riusciti a segnalarci dei video. Purtroppo quei video, anche se non avevano colpe, YouTube ce l'ha fatti segnalare. Di conseguenza il nostro canale ha pochi giorni di vita. Questo, ragazzi, comporta che abbiamo aperto un nuovo canale e stiamo tentando, ragazzi, di ricominciare la scalata. Quello, ragazzi, che vi voglio dire in questo video principalmente, a parte di iscrivervi al nuovo canale perché ovviamente è Infatti. basilare, principalmente, ragazzi, è il discorso di stringerci nella community, nel senso che questo, ragazzi, sarà una motivazione buona per la community italiana di stringersi, perché questo Sicuramente. problema che è successo a noi può succedere veramente a tutti quanti. Quindi raga, io vi E allora vai, vi Alfix. no, un attimo solo che stavo uccidendo questo con la pistola. Ovviamente, oltre a invitare voi a guardarvi i video che loro fanno ed iscrivervi al canale, raga. Aspettate, mi sto concentrando col cecchino. Oh, non lo prendo, quanto sono scarso. E raga, questa è una situazione abbastanza. Spero che rimanga insolita, anche se è successo anche ad altri youtuber tipo Degsta, mi ricordo che ha avuto un problema del genere. E la stessa partnership, diciamo, network che era con lui non riuscì a risolvere questo problema che successe, diciamo. Quindi praticamente può succedere a qualsiasi YouTuber, ragazzi. YouTube poi se si impunta non si fa problemi, ecco. E quindi è una brutta situazione, raga. E dobbiamo aiutarci sicuramente tutti insieme per diciamo della community italiana, cercando. Ah, questo lo stavo uccidendo di brutto. Cazzo. No, devo levarmi sto cecchino perché sto giocando col cecchino. Chi non Ok, perfetto. gioca col cecchino, bro, che bisogna vincere comunque la partita. Cioè, i tuoi iscritti vogliono una bella vittoria. Comunque, Sto raga, giocando no, il male io invece. discorso. No, il discorso, raga, è abbastanza semplice. Purtroppo, noi siamo trovati in questa situazione. Grazie soprattutto a molti di voi. Abbiamo avuto, diciamo, la forza di voler ricominciare, che non è per nulla facile, purtroppo. Ma stiamo tentando di ripartire più forti di prima, grazie anche ad altri ragazzi, oltre a Alfix. Comunque ci sono altri youtuber che ci stanno comunque dando una mano. Questo, secondo me, questo, ragazzi, è il motivo per dimostrare che la community italiana non fa schifo come molti dicono. Perché secondo me, ragazzi, cioè, ce la possiamo fare tutti insieme a combattere questa situazione di YouTube che tende a, diciamo, a non aiutarci, a Infatti, non aiutare anche ad altri infatti. youtuber, a non Assurdo. crescere, a non mandare video nelle feed. Insomma, sembra sempre che tenta di distruggere il lavoro che ogni ragazzo fa, ecco. Sicuramente. È strano perché poi dovrebbe, va contro i loro interessi non aiutare la crescita di anche di altri. Guarda questo nell'angolo. Comunque di canali magari un po' più piccoli, medi. Il vostro è medio, però magari ci sono anche più piccoli. E Certo. dà solo la possibilità ai canali più grandi di crescere. Però vabbè, non ne parliamo del fatto della tendenza, queste cose qui, perché poi quelle sono altre cose che la dicono lunga su come loro la pensano, ecco. Però vabbè, questo è un altro discorso e la cosa grave in questo caso è che potrebbe succedere a tutti, è che ragazzi, cioè, dobbiamo stare uniti, noi della comunità italiana dobbiamo assolutamente stare uniti e aiutarci a vicenda, quindi per me, vi ripeto, oltre ad essere un piacere comunque in generale registrare con voi, anche perché qualche già una collaborazione l'abbiamo fatta, però Sì, assolutamente. non posso fare con l'XR2. Vabbè, Comunque, non vabbè, importa. Adesso l'andiamo a vincere. L'importante è la vittoria, bro, dai. cioè, Mettiti uno a un'arma che destra, uno ho visto che davanti, sei migliorato. Mettiti una bella arma. Ora quello che campa dietro il camioncino è diventato un meccanico. sì, Quindi, ragazzi, ama vabbè, aggiustare le il funzioni. discorso principale l'abbiamo detto. La cosa importante l'abbiamo detto. Adesso diciamo di andare
a massacrarli perché stanno rompendo un po' troppe scatole questi. Che ne pensi? Penso che ho la macchina da guerra e vado a fare il duro Ecco, io avrei paura su loro. ora. E infatti, no, c'è solo una, porca Eva. Ce ne avevo due. Ce n'è uno lì dentro. C'è uno col Tempest. Come mi ha ucciso da dietro al camion? No, devo capire. Aspetta un attimo, C'è fammi uno capire. sdraiato vicino al camion da prima. Ah, ho capito. Questo mi ha ucciso da. Io ero dietro al camion e l'ha scosso e passato attraverso il camion. Vabbè, ci sta, ci sta. Ok, io sto macinando kill. Possiamo tranquillamente Ottimo. portarcela a casa la vittoria. Aspetta un secondino. Ok, perfetto. E No, ce non n'è uno voglio dietro chiudere in al camion negativo, di nuovo. assolutamente. Non voglio chiudere in un fottuto negativo. Comunque, mi hanno detto che sei molto fortunato con le casse. Sì, diciamo che io con i pack opening che portavo sul canale principale, ragazzi, sono fortunatissimo. Diciamo che il più fortunato di noi quattro ragazzi dei War Chemical è assolutamente Scarpa, che quando sbussa trova dentro, cioè, esce il far da 2 minuti e lui la trova. E io invece non trovo mai nulla, quindi. Io non mi posso lamentare personalmente, cioè. Lui mi manda le immagini. E mi manda gli screen mentre io gioco. Viros, ho trovato il far ora. Va bene, ok. Sono uno sfigato. No, guarda, non mi entrano i colpi, cioè, sono morto in una maniera a dir poco ridicola. Guarda, non muore questo. Vabbè, dai, no, è ridicolo. Vaffanculo, ti uccido così Oh, col l'ultima di coltello. coltello. Cosa? Vaffanculo. C'è No, anche il sono andato in coltello. negativo. E no, ma guarda, ora si vede nella kill cam. Io lo sparo, non lo prendo, cioè. Guarda. Cioè, che? Vabbè, mo qua sembrava, però non lo so. Dalla mia visuale Basta. sembra. Però Ti vabbè, ho voglio detto uccidere. vaffanculo. Vabbè, era bella kill, eh. Eh sì, Ci assai. sta. Ecco, vabbè, raga. Comunque, raga, vi esorto di nuovo a visitare il canale nuovo The War Chemical. E ad iscrivervi ovviamente se vi piacciono i video di Call of Duty, assolutamente, raga, ve lo consiglio con tutto il cuore. E ci vediamo, ragazzuoli, al prossimo video. Magari ne facciamo qualcun altro insieme, Pinos? Assolutamente sì. Magari qualche cecchinata in privato, così ti aro un poco? Che Va dici? bene, ci può stare, dai, ci sta, ci sta. Vabbè, raga, se vi è piaciuto il video, lasciate un pollicino in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao.